Si è tenuto a Manfredonia presso il Castello Svevo Angioino il convegno promosso ed organizzato da Confindustria Foggia sul tema infrastrutture, logistica, portualità, trasporti, i nuovi obiettivi della Capitanata. Il programma ha previsto l'apertura dei lavori da parte del sindaco di Manfredonia Riccardi, poi il presidente della provincia Emilio e a seguire il presidente di Confindustria Gianni Rotice. Cosa c'è di novità? Non c'è una novità assoluta, c'è una presa di coscienza che noi vorremmo portare non come padroni di casa ma come cittadini della Capitanata, perché ormai la Capitanata è un unico sistema, per dire che bene, ormai esistono dei sistemi importanti, esiste il trasporto su gomma, su ferro, su nave, su aerei, ci sono finanziamenti in corso, ci sono progettualità terminate, adesso è il tempo di partire, quindi la novità è che in realtà molte progettualità, quelle magari seguite dal sistema convindustriale, si sono completate, adesso bisogna capire come ripartire, ecco perché non ci sono delle novità assolute ma c'è un work in progress che in qualche maniera siamo verso lo stato finale e ci auguriamo, come abbiamo detto più volte, che si inizi veramente a rendere operativi questi progetti con la realizzazione delle opere. Poi sul tema novità, ma non è una novità perché è stato tutto il procedimento di legge che ha fatto sì che si costituisse l'autorità del sistema, ormai l'autorità del sistema è costituita e quindi c'è un macro sistema sul quale noi dobbiamo ragionare, che è quella della portualità, che non è più una portualità locale ma una portualità che prende l'Adriatico meridionale e quindi un ripensamento di quelle che sono le logiche di sviluppo, quali attività fare, quali attività non fare. È logico che in questa logica di sviluppo capite bene che iniziare a parlare di zona ZES, a parlare di investimenti da fare sugli alti fondali vuol dire portare a Manfredonia un trasporto merci e persone che fino ad oggi in qualche maniera, ma non perché non gira progettualità ma perché non girano risorse, si debba fare, quindi ci sono un work in progress in maniera consistente che bisogna dirlo, per cui sicuramente usciranno fuori oggi delle novità e sicuramente avere questo parterre di esponenti autorevoli del nostro territorio vuol dire avere la consapevolezza che ormai le attenzioni sulla Capitanata sono attenzioni veri, reali, sul quale bisogna lavorare anche in futuro. Per quanto riguarda la portualità, in realtà si sono sempre fatte delle cifre di finanziamenti che erano pronti ad arrivare qui a Manfredonia, eccetera, eccetera. Non era vero tutto questo oppure non c'è stata la capacità di saperli utilizzare, far arrivare fisicamente? Allora la legge dello Stato non è che ormai il codice degli appalti ha cambiato ciò che sono le modalità di finanziamento delle opere, ma non è soltanto su Manfredonia, è su tutto il sistema Italia. Io nella riunione che abbiamo fatto l'altro giorno con il ministro Del Rio sono stati messi a punto di quelle che sono le attività di sviluppo delle aree, ma soprattutto le progettualità, cioè ormai la logica degli investimenti così per caso non si fa, ma devono essere degli investimenti programmati, uno sviluppo delle opere, per cui lo sviluppo delle opere che in realtà deve avere alla base delle attività che si devono svolgere, tipo conferenze di servizio, rapporto con il territorio, rapporti sui pareri, che è la nuova normativa detta sulla quale bisogna lavorarci. Ecco, non è che non è stata incapacità di prima, erano delle situazioni contingenti che non ti permettevano di affrontare determinati temi. Oggi la realtà è, e che non lo dico io ma lo dicono autorevoli politici, ma soprattutto autorevoli relatori, come diranno qua, che gli investimenti ci sono da fare. Il vero tema qual è? Mettere a punto e attuare quelle progettualità che non devono avere i tempi lunghi di uno sviluppo, perché se una progettualità dura 5-6 anni, in 5-6 anni cambia il mondo e questa è la realtà. Durante i lavori sono intervenuti Giuseppe Catalano, coordinatore struttura tecnica di missione del MITE, e Ugo Patroni Griffi, presidente autorità portuale di sistema Mare Adriatico Meridionale, che ha concluso il convegno.